Buonasera a tutti quanti, ciao ragazzi, benvenuti, ciao Chaos Order, ciao Trinity, ciao Tsuki, ciao Master Puster Lengo, ciao Tsuki di nuovo. Cambiato inquadratura, c'è qualcosa di diverso? Ho riavviato la webcam, quindi forse è meno zoomata del solito, non lo so. Ciao a tutti e benvenuti per un episodio un po' speciale di Chaos Gaming Radio. Io vi devo chiedere però se si vede e si sente tutto perfettamente, perché vedo OBS che continua a diventare rosso. Ma che hai tagliato i capelli? No, ma ti pare? Si sente molto bene, perfetto. In realtà io continuo a vedere OBS che passa da verde, poi rosso, arancione, giallo, insomma. È rosso di nuovo, giallo, verde. Boh. Vabbè, spero che questa live non venga interrotta troppe volte da problemi tecnici. Benvenuti. Come sapete, Shin Megami Tensei su questo canale ormai un pochino ne abbiamo parlato. Venerdì scorso abbiamo giocato 2 orette a Shin Megami Tensei 5 appena uscito, e quindi, quale migliore occasione se non questa per fare anche una live musicale dedicata a Shin Megami Tensei? A quale Shin Megami Tensei? A tutti gli Shin Megami Tensei più o meno della mainline. Non parleremo di non sentiremo Persona, non sentiremo Soul Hackers, non sentiremo Devil Summoner, perché sennò creare quella scaletta di stasera sarebbe stato un'impresa impossibile. Asiel! Asielina! Grazie mille per la sub, che non so se è un rinnovo automatico oppure no, ma grazie, perché non so se è qui Asiel adesso. Eccola, benvenutissima, ciao Asiel, benvenuta. Stavo raccontando,
Shin Megami Tensei è una serie talmente ampia che non sarebbe stato impossibile scegliere tra tutti i giochi della serie. Quindi ho dovuto, per questa prima live dedicata a questa saga, selezionare solo alcuni dei capitoli della mainline. E qui continua a vedersi rosso, ragazzi, io spero davvero che mi sentiate e che non ci siano problemi tecnici. Quindi, ho voluto fare una cosa un po' diversa dal solito. Nel senso che quello che abbiamo appena durante il pre-roll avete sentito un tema anche musicale che per ora abbiamo. Se mi avete seguito durante la run di Nocturne avrete imparato a memoria e quindi ci stava come introduzione. Il brano che abbiamo appena sentito era il main theme di Shin Megami Tensei 4, quello di questa cover. La serata si svolgerà più o meno come una specie di viaggio. Ho cercato di mettere insieme una dietro l'altra dei brani che potessero raccontarci un pochino una storia con tutti i topic, diciamo, principali di uno Shin Megami Tensei in generale. Cioè, se io dovessi riassumere la storia di uno Shin Megami Tensei, cosa succederebbe? Lo vediamo stasera. Rimbalzando, però, da dischi molto particolari, di cui scopriremo qualcosa un po' più carino tra una traccia, perché dopo la main il Titan Team di Shin Megami Tensei 4 che io adoro, torniamo su lidi già conosciuti. Infatti, una buona storia di Shin Megami Tensei inizia a Tokyo, in un quartiere come un altro. E quale tema, diciamo, di Tokyo più iconico se non quello di Ginza di Nocturne? Ve lo ricordate? Oddio, ho sbagliato. E questo era il brano che ormai abbiamo conosciuto abbastanza, abbiamo imparato a conoscere giocandoci Nocturne di fila. War, buonasera, benvenuto. Non conoscete Warbumper, ragazzi, andate a seguirlo perché anche se streama un po' meno degli altri streamers Assemble, di cui vedete il
logo nell'angolo in basso a sinistra, a destra della live, è il cuore pulsante di questa iniziativa e grazie per averci messo insieme tutti quanti, perché siamo reduci da una Games Week che non è stata un granché dal punto di vista organizzativo, ma che bello, che bello, che bello, bello vedersi. Claudia, benvenuta, buonasera. Uno dice, tra l'altro, War, Chaos, Asiel, Avia, eravamo tutti lì, è stata una figata, veramente bellissimo. War, se devi andare tranquillo, se ci vuoi tenere in sottofondo, sei il benvenuto ovviamente. In questa serata speciale dedicata a Shin Megami Tensei, durante la quale sentiremo molti brani di diversi giochi. E dalle strade di Ginza, di Nocturne, durante la tipica sceneggiatura canovaccio di uno Shin Megami Tensei, cosa accade? Che il protagonista di solito si gira da qualche parte per la città. E dopo Ginza può capitare di trovarsi in un altro quartiere, tipo Kichijoji. Infatti, questo brano che adesso ascoltiamo, che è stato scelto, mi è stato suggerito da Luca di Videogiochi Sofà, perché gli ho chiesto qualche suggerimento, così, visto che anche lui ha giocato al... Eccolo! Eccolo qui! Luca! Facciamo uno shoutino a Videogiochi Sofà. Il prossimo brano, appunto, me l'ha consigliato lui. Ed è Kichijoji. Lo sentiamo prima nella versione originale di Shin Megami Tensei 1 e poi ve lo faccio sentire tratto da un disco veramente spettacolare che ho scoperto di recente. Quindi, abbiamo sentito questa. Torniamo su... No, ci spostiamo. Da nessuna parte, non ho la cover di... Ah, vabbè, ok, come l'ho detto. Questa è la versione originale, sentite questo piccolo... È un loop, dura poco. Ma è molto indicativo di quello del crescendo che ci aspetterà nei prossimi brani. Questo è un brano semplicissimo, molto semplice, ma che inizia piano e aggiunge qualche strato in più. L'abbiamo sentito, è quasi un poliziesco. Esatto. Io mi immagino davvero una persona che sta girando per il parco di Kichijoji la sera, da sola, e vede qualcosa che si muove dietro un cespuglio. È come se il qualcosa di... come direbbe Michael Jackson in Thriller, something evil lurking in the dark. Ci arriviamo tra un po' a quello che stai dicendo tu, Luca. C'è qualcosa nell'aria, qualcosa di strano, qualcosa di misterioso. Ho scoperto però, come dicevo, un disco che si chiama Chaotic Labyrinth, di cui vedete la copertina, che è un disco di cui ascolteremo alcune tracce e che presenta remix o versioni alternative di brani tratti dalle collezioni di Shin Megami Tensei e Etrian Odyssey. Chiaramente quelli di Etrian Odyssey stasera non li sentiamo, ma sentite Kichijoji in questa versione, come dura un sacco, è veramente lunga, ma sentite che roba pazzesca.
È un brano famoso, tra l'altro, che appare anche in Nocturne, nel Puzzle Boy. Se vi ricordate, c'è un puzzle game con Jack Frost. Scusate, con Pyro Jack. E c'è anche in Persona 5, R. Ma sentitelo in questa versione 7 minuti. È lunghissima. Ma ha tantissime variazioni ed è una roba mind-blowing. A più tardi. We'll be right back.
che roba pazzesca. Intanto, benvenuto Venturias, buonasera, come stai? Allora, pazzesco. Questo disco, ragazzi, Chaotic Labyrinth, è una roba mind-blowing. Remixati da gente super, super, super cazzuta, tra cui Yuzo Koshiro e, se non sbaglio, anche Michiru Yamane. Ma non vorrei dire cazzate, dopo vado a cercare mentre vi faccio sentire il prossimo disco. E dalla perduta tranquillità di una serata al parco di Kichijoji, una tipica, a questo punto, una storia di Shin Megami Tensei mette il protagonista davanti a una cosa grossa, molto grossa, troppo grossa per lui, in realtà, di solito. Qualcosa che rasenta la fine del mondo, ad esempio. Quindi, per i prossimi due brani, torniamo a Nocturne, con una versione molto particolare del tema della Conception e della mappa di gioco dopo la distruzione del mondo. Ciao Lupin, benvenuto, buonasera. Stiamo facendo una specie di passeggiata lungo alcune versioni alternative delle musiche di Shin Megami Tensei, tutti più o meno, cercando di capire di fare un percorso. Siamo arrivati a Kichijoji, è notte, è buio, abbiamo incontrato demoni, mostri. E adesso siamo messi di fronte alla distruzione del mondo, in una versione molto, molto, molto bella. Il disco da cui ascolteremo queste prossime due tracce è una performance live che hanno fatto nel 2021, quindi questa primavera, per il lancio di Nocturne. Durante la live non hanno fatto solo musiche di Nocturne, infatti ne sentiremo qualcun'altra, ma per ora sentite in versione hard rock, diciamo metal, il brano della Conception e della World Map. Scusate, no, delle battaglie della World Map di Nocturne. Bellissime. Thank you.
They say, have you used Qui le vibe erano più o meno dalle parti dei Deep Purple di Highway Star, col basso e con quel basso così ritmico e quel tappetino di Hammond in sottofondo. Bello, bello, bello. Però è vero quello che dici Luca, che la Conception è un po' smorzata come impatto, è meno potente rispetto alla versione originale forse. Nel frattempo è arrivato anche Lupin, che non mi ricordo se ti ha salutato prima a voce, ma benvenutissimo, buonasera. Questa live ho cambiato host al 5 mentre farmo. E io ti ringrazio tantissimo, tanto non c'è bisogno che guardi qui, ma solo ascolti, se ti fa piacere. Ne vedremo delle bellissime, ne sentiremo delle bellissime, perché questo sarà un viaggio. Molto carino, spero. Un esperimento. Da questo disco live, che recupereremo anche più tardi per altri brani, ci spostiamo ad una cosa che purtroppo io non ho, 10 Megabit in 6, e mi dispiace un casino. Ma qualche anno fa è uscito un gioco su 3DS per il 25esimo anniversario di 10 Megabit in 6. L'ho detto in un podcast, e l'ho detto più volte, io speravo tantissimo che avrebbero fatto qualcosa tipo un remake dell'1 e del 2 col motore del 4, sarebbe stata una roba pazzesca. Avevano annunciato quell'anno Shin Megami Tensei 5, era il 2017 se non sbaglio, e hanno fatto un altro remake, che non ho capito perché. Ciao Umberto, buonasera, benvenuto. Quindi il 2017, l'ultimo gioco su 3DS di Shin Megami Tensei è stato
il remake di Strange Journey, gioco che era uscito su DS. Sono stati tre fondamentalmente i remake fatti da giochi del DS al 3DS, solo di Shin Megami Tensei, per cui hanno rifatto i due Devil Survivor e Strange Journey. Strange Journey tra l'altro è uscito secondo me un pochino di fretta come Persona Q2, perché non hanno il doppiaggio. Ciao Umberto, sì, oggi il tema Shin Megami Tensei. Serviva la waifu definitiva e amo il super figo. Io non l'ho ancora giocato. Devo giocarlo per poter scrivere il nuovo capitolo della retrospettiva su Shin Megami Tensei. Quindi, questa Strange Journey Redux in Giappone è uscito con una collector incredibile, con un artbook fighissimo commemorativo e una colonna sonora, cioè una specie di album compilation con questa cover qui. Puff. Ovviamente costosissimo, ovviamente non gira sui 3DS europei perché il 3DS, ricordiamo, era region locked, ma chi ci vieta di ascoltarci qualche brano veramente figo tratto da questa compilation. Anche qui si tratta di remix e variazioni, riregistrazioni. Nella nostra storia il nostro protagonista ha incontrato i primi demoni a Kichijoji, ci ha combattuto, come abbiamo appena sentito, e sta cercando un punto di riferimento per orientarsi. Ma qual è, da sempre, il punto di riferimento se si vuole fondere demoni, rievocarli, acquisire abilità o semplicemente sentire un certo tizio dire Welcome to the Cathedral of Shadows where demons gather. Beh, la cattedrale delle ombre. Anche se in Shin Megami Tensei 5 non è più The Cathedral of Shadows ma è The World of Shadows, ma è un altro discorso. Quindi, dal disco Shin Megami Tensei 25th Anniversary Soundtrack ci centriamo questa specie di medley dei temi della cattedrale. Della cattedrale.
Benvenuto Craig, buonasera. Anche questo brano, sì, c'è quasi una sorta di continuità, di continuity con quello che abbiamo sentito prima, Hammond. Questo è proprio, anche qui siamo in pieno prog rock anni 70, tipo, con questo bel Hammond che qui è più che protagonista, cioè non è solo in sottofondo, ma è proprio protagonista. Giustamente è un organo, nella cattedrale of Shadows c'è un organo. Luca, dimmi tu se vuoi che sentiamo il tuo brano, già che abbiamo sentito questa versione, così rimaniamo semanticamente vicini senza i pistolotti che esistono. Non ti preoccupare, ma ragazzi, vi consiglio di... spero che abbiate le cuffie, perché Luca ha fatto una cosa molto figa, che adesso andiamo a sentire. Dimmi tu dove me lo passi. Anche su Facebook se vuoi, così lo apro da un'altra parte. Oppure qui in chat, così potete recuperarvelo quando... Ah no, ok, trovato. Giusto. Sentite Luca come ha non arrangiato, ha fatto la cover precisa, ma con qualcosa di molto speciale. Purtroppo vi dovreste non sentire questa cosa. Sentite. Figata, ragazzi, se l'avete ascoltato in cuffia, leggendo la descrizione qui, le note dei pedali basse sono dietro la testa, le note più alte a destra, la melodia al centro e gli accordi a sinistra. È giustizia, è tutto preciso, veramente figo. Bravo, un esperimento che piace un sacco. Craig, ma grazie mille per l'abbonamento. Grazie davvero. Sempre molto apprezzato. Tra l'altro, no, per l'abbonamento non c'era il suono giusto, ok? Perché mi dimentico sempre quali suoni ho impostato. Molto bello, complimenti Luca. Se vuoi provo a fare il binaurale anche dalla prossima cosa. No, almeno non di quella che dobbiamo suonare insieme. Stiamo preparando una cosa, un po' tamarra, ma... stiamo preparando una cosa. Allora, uscito dalla cattedrale of Shadow, il nostro protagonista molto probabilmente si troverà di nuovo in difficoltà. Quindi, ha fame? Non ho capito. Cosa vuol dire, Luca?
stati due più patiti. Ah, fame. Sì, parlavamo in chat adesso, se state ascoltando questo podcast, e se lo state ascoltando e basta, dicevamo qui in chat che un sacco di compositori giapponesi erano patiti di prog rock e quello che loro chiamano crossover, dice Credi, tipo i Cassiopeia e T-Square. E effettivamente Uematsu ha pure un gruppo prog rock che si chiama i Black Mages, col quale coverizza le sue stesse composizioni di Final Fantasy, e Motoi Sakuraba, soprattutto nelle colonne sonore precedenti la sua collaborazione con Namco Bandai, ma se prendete i pezzi di Valkyrie Profile sono un tripudio di organi e cose simili, bellissimi. Nel frattempo è arrivato il custode, quanto tempo, grandissimo. Allora, il vendoso ha già fatto il so, meritatissimo. Noi, Dave, quando è che torni a streamare? Quando è che torni a streamare? Cazzarola, ci manchi, effettivamente. Ci manca la tua presenza sul Twitch, sul canale Viola, sul network Viola. Domattina! Grandissimo, bravo, 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 così si fa. Così ti voglio, bravo, bravo. Allora, dicevamo, il nostro protagonista di questa ipotetica storia di Shin Megami Tensei, dopo essere stato nella Cattedra of Shadows, è mai in testa quello che dice Victory Nocturne in giapponese quando entri? Non me lo ricordo. Qui tutto bene Dave, stiamo facendo questo... No, il comando di Asiel in effetti non c'è perché il Streamlabs è spento. Però se volete scrivere direttamente il comandino... Tutto è proprio spento Streamlabs perché principalmente ci sono i suoni. Grazie Dave, grazie, grazie, grazie. Stasera è un esperimento, stiamo facendo una monografica dedicata a Shin Megami Tensei. Mi sto inventando un po' una storia classica da Shin Megami Tensei, con dei brani tratti da diversi versioni alternative delle colonne sonore. E quindi, proprio, continuiamo, ci sentiamo un altro pezzo tratto dal Shin Megami Tensei 25th Anniversary Soundtrack, con un remix, diciamo, del Battle Team di Shin Megami Tensei 2, uscito su SNES e poi rifatto anche su PlayStation. A che ora stacco? E ne abbiamo ancora un po', per un po'. Vai tranquillo, noi siamo qui. Dicevamo quindi, Shin Megami Tensei 2, Battle Team, sentite che bomba rifatta così. We'll be right back.
Bella tirata, sto pezzo. Proprio un bel mix, remix di vecchio, con delle parti che sembrano quasi in chiptune comunque, e roba nuova. Si mangia la coincidenza con la nota ripetuta 4 volte, ci sarebbe stata un'eccezione in cui si chiama come nell'originale. Troppo tecnico, Luca, sei troppo tecnico. Però sì, molto bello e... sempre quando l'ho sentita ho detto questa roba qui mi fa venire voglia di giocare a Shin Megami Tensei 2, che non ho mai giocato. E durante con lo stop più o meno, però quando mi devi, ci dobbiamo vedere di per sé mi devi dire questa. Comunque bello. Quindi, uscito dalla Cattedrale delle Ombre, il nostro nuovo personaggio, il nuovo protagonista, il nostro protagonista si è ha avuto modo di mettere alla prova i demoni appena fusi con un combattimento. Ma ormai la città che ricordava è perduta e se ne accorge. Se ne accorge come fa il protagonista di Shin Megami Tensei 4 Apocalypse all'inizio del gioco. È tutto distrutto. Un angelo dal cielo, per uccidere qualche Oni, spara un raggio di luce e distrugge una piazza di Tokyo. Il personaggio protagonista di Apocalypse non sarà tanto fortunato quanto il nostro fittizio immaginario personaggio, perché perde la vita per stringere un patto con Dagda. Ma, come abbiamo fatto per Shin Megami Tensei 4, ci sentiamo anche qui un breve brano che è l'opening, il title theme di questo gioco, che secondo me tecnicamente forse è uno dei migliori di Shin Megami Tensei in assoluto, ma non per troppo, per la trama. Sentite che figata accendere un gioco del 3DS e sentire in cuffia questa roba. Eh sì, questa è clamorosa, come dice Master Puster Lengo. È veramente... ti mette hype per quello che sta per succedere. Tra l'altro questa la si sente lasciando il 3DS aperto con la cartuccia dentro. Sapete quando selezionate i vari giochi si sente la musichina? Questo è quello che si sente al menù. Quindi uno dice, vabbè, io premo subito, cioè ci voglio giocare a sta roba. Bellissima. Il mondo è distrutto, il nostro protagonista ha visto distrutta la città, ma può trovare rifugio, come in tutti i Shin Megami Tensei. Dov'è che si è più o meno al sicuro? In realtà non neanche più di tanto, ma nel 4 e nel 4 Apocalypse sì. Sottoterra. Tokyo è una grandissima, vastissima rete metropolitana, intesa come underground, e sia nel Shin Megami Tensei 4 che nel 4 Apocalypse
sono visitabili e sono fatte, ragazzi, veramente identiche alle stazioni metropolitane di Tokyo. L'ho già detto più volte in diverse live, a Tokyo andare in giro con le cuffie e queste colonne sonore nelle orecchie, quando dopo qualche giorno avevo preso un po' di confidenza con il Dedalo, che è la metropolitana di Tokyo, mi ha fatto un certo effetto. Ne parlavamo forse venerdì sera proprio. Uno dei posti che il nostro protagonista può visitare, nerdone di brutto assolutamente, su Shin Megami Tensei, sì. Uno dei luoghi che può visitare il nostro protagonista, può trovarsi, è proprio il Kinshicho Underground District. Ma non ve lo faccio ascoltare dalla colonna sonora di Apocalypse base, sarebbe troppo facile. Rimaniamo nello stesso gioco, ma torniamo su questo bellissimo album di remix. Infatti questa è una versione remixata del brano che inizialmente sembra una cosa, e poi diventa tutt'altro. Infatti io ero indeciso se metterlo o no, perché il tono di Apocalypse in certi punti è un po' scanzonato, nonostante gli eventi raccontati siano parecchio cattivi, il protagonista muore all'inizio. Ma ascoltate la piega che prende questo brano, soprattutto nella seconda metà di questa versione. È bellissima. Thank you.
Che figata era sta traccia, ragazzi. Nel frattempo è arrivato il peggiore. Ciao Tony, benvenuto, buonasera. Come stai? Questa era Kinshicho Underground District. Creed. Luca, sì, lo faremo. Sappi che lo faremo, dobbiamo scegliere un brano, ma sì. Questa roba, ragazzi, nell'originale non era... Cioè, tutta la parte un po' metal, sporca, con la chitarra così distorta, non c'era. Rimane sempre una specie di loop carino, molto più leggero. Anche la parte, diciamo, base non era così complessa, così... Ma questa versione, ragazzi, mamma mia, non ero... Davvero, volevo mettere un pezzo di Apocalypse. Tra tutti, questo mi ha fatto impazzire quando l'ho sentito in questa versione. Una roba incredibile. Ma, tornando alla nostra piccola storia, di niente credo, il nostro protagonista si può rifugiare sottoterra e a un certo punto, come si confà a una buona storia di Shin Megami Tensei, arriverà una versione alternativa, di solito alternativa uguale peggiore, della sua città natale. Quindi noi facciamo un passo più o meno indietro per quel che riguarda i giochi della serie. Torniamo a Shin Megami Tensei 4. Quindi il nostro protagonista, cioè il protagonista del 4 Apocalypse. Sì, Lupin, visto che sei un estimatore della serie, mi piacerebbe sapere cosa hai pensato alla fine della scaletta, se avevi brand da suggerire, perché ragazzi, qui stiamo parlando solo dei giochi principali della serie. Io ho un po' di brani messi da parte di tutti gli altri Shin Megami Tensei. E poi uno sui Persona non ce la toglie nessuno, così, per dire. Quindi, Shin Megami Tensei 4 si svolge prima di Apocalypse, o meglio, Apocalypse si svolge... E non sto facendo spoiler. si svolge Apocalypse, che si svolge a tre quarti della vicenda di Shin Megami Tensei 4. I giochi sono il Apocalypse ha succeduto il 4 di un paio d'anni, se non sbaglio. Quindi siamo lì. In Shin Megami Tensei 4 c'è un brano molto carino, si chiama Infernal Tokyo. Adesso ce l'ascoltiamo con calma e, come per Apocalypse, facciamo un altro saltino dopo. Questo è quello che il nostro protagonista, una volta attraversato lo specchio, che può essere qualsiasi cosa, si trova davanti. Thank you.
Allora, dicevamo in chat. Sì, videogiochi si fa. Il True Demon Ending è un po' più lungo. Ci sono più cose da fare, ma sono cose che se hai il DLC installato, quello giusto, ti viene voglia di fare perché ti lascia alcune cose. Un paio di personaggi li incontri per forza. E insomma, ti invoglia. Cioè, io l'avevo lasciata per sbaglio, non l'abbiamo completata nella prima run su Play 2, su YouTube. Ma mi era dispiaciuto un casino non incontrare più un determinato tipo di personaggio, non essere riuscito a trovare più le altre Menora. Master Booster Rengo chiede: la Tokyo Institute si vede nel 4, la stessa del 5? Non credo. No, è incluso il DLC. Però è gratis, ma devi scaricarlo se non sbaglio. Su PC bisognava scaricarlo apposta. Infatti, Pacione aveva iniziato il gioco e non aveva incontrato un certo personaggio. Dicevo, Pacione, eh? Esatto, va scaricato. Non c'è sempre stato in realtà. Era della versione Maniacs giapponese, la seconda release che c'è stata in Giappone, e che però in Europa era quella all'interno di Lucifer's Call. Qui lo devi scaricare gratis. Dicevamo, alla finale, la Tokyo Institute è del 4 e la stessa del 5. Secondo me, invece, Master Booster Rengo, visto che nel 5 si parla di Proto Fiend e di una battaglia tra Dio e Lucifero, e c'è ancora, si parla ancora di Magatsuki, secondo me il legame è più con Nocturne, tanto più che la il 5 era stato cioè la remaster di Nocturne era stata presentata in un trailer durante lo stesso show Atlus 2 anni fa o l'anno scorso, insieme al nuovo teaser di, no, del 5. Secondo me sono molto legati, però sono solo 7 ore di gioco, quindi non lo so. Però anche io la prima volta che ho visto il trailer del 5 e avevo visto la fine Demon Ending, non True Demon Ending di Nocturne, ho detto: vuoi vedere che tutto sto schifo di Tokyo distrutta è presa da è quel continua da lì? Non lo so, è troppo presto per me per dirlo. Bisogna che lo scarichi. Esatto. Anche il peggiore aveva iniziato a giocarlo in live, non aveva incontrato i personaggi. La prima del 5, anche io, ho segnato molto Nocturne. Sì, assolutamente. Lupin, sì, era quella con Dante per noi. Se scarichi il DLC giusto, Maniacs, però ti cambia Dante con Raido Kuzunoha, che per me ha molto più senso. Dicevamo, in Shin Megami Tensei 4 si finisce una versione infernale di Tokyo. E si incontrano cose orrende. Se non sbaglio, se la memoria non mi gioca brutti scherzi, no, non come brunette, una location dove succede una cosa agghiacciante in Shin Megami Tensei 4 è il cosiddetto, no Lupin, non dirlo, non farlo, dedicheremo delle live a Shin Megami Tensei 5, ma più avanti. C'è un luogo che si chiama Camp Ichigaya. Dove ci sono i Kuzunoha e Aventurassy in Soul Hackers. Ci sono i Kuzunoha perché sono, come Raido, un clan di cacciatori di demoni tra i più potenti di tutta la serie. Pop-appano ogni tanto, ci sono anche in Persona 2. Cioè, sono dei cacciatori di demoni. Per cui ogni tanto ci sono i Kuzunoha, a caso. Sono veramente i più. È come i Joestar, esatto, sì, come i Joestar di JoJo, ci sta come parallelismo. Dicevamo, Camp Ichigaya nel 4, se non sbaglio, è un luogo terrificante dove gli esseri umani fanno una cosa orrenda, che non vi dirò perché è uno spoiler. Noi sentiamo questo brano sempre nella versione del 25° anniversario.
È Tostina, è Tostarella sta traccia. Ma secondo me, se siete stati fin qui, vi piacerà. Anche questa, come il brano due brani fa, nella sua versione normale è solo bella, è solo un bel brano. Così, signori, rende tantissimo, è una roba pazzesca, bella, bella, bella. Campi Cigaia, dicevamo, un posto agghiacciante. E esplorando questo luogo
Anzi, fatemi faccio un controllino un attimo. So che avrei dovuto farlo prima, ma dovrebbe essere. Quello il luogo che dico io. Sì. È un luogo veramente agghiacciante. Non vi dirò perché nel gioco originale, in Shin Megami Tensei 4, è così devastante la rivelazione che si scopre a Campi Chigaia. Ma facciamo finta che il nostro eroe di questa storia ci sia arrivato alla fine, abbia combattuto con un sacco di mostri, e alla fine si trova ad affrontare una sfida un po' più difficile, una sfida un po' più ardua, che mi piacerebbe molto sottolineare con il brano che vi faccio sentire adesso. Dovreste riconoscerlo se mi avete seguito. Metto il primo momento a 16 gradi, esatto. È un altro, i prossimi due brani saranno entrambi tratti da live del 2021. Quindi questa è un battle team, non vi dico quale, vediamo se ve lo ricordate. Questa era
Battle with Dante dalla colonna sonora di Shin Megami Tensei 3 Nocturne, o Battle with Raido in caso stiate giocando la versione Maniacs, o la versione... No, sapete che mi è venuto un dubbio? Forse la Maniacs era quella con Dante. Non mi ricordo. Non ricordo. Però sì, per giocarlo oggi potete scaricare uno dei due DLC, quello gratis con Raido, quello a pagamento con Dante. La battaglia è ardua, perché Dante o Raido sono personaggi cazzutissimi. Quindi il nostro Dante il DLC del remake, esatto. Perché, quindi il nostro eroe viene sconfitto probabilmente la prima volta che incontra un cacciatore di demoni così potenti. E quindi cosa fa? Non sa come ritirarsi, ma forse quello che ha vissuto fino adesso gli permette una via di fuga. Una via di fuga tramite un passaggio alternativo, tramite una rete alternativa che lo porta a scoprire il tempio di Amala, che noi abbiamo visto durante il let's play di Nocturne e che ascoltiamo sempre tratto da questa versione live. Suspense, questo finale così, un po' sospeso, appunto. Vediamo un attimo se questa... No, non sarà l'ultima traccia di questa live. Ce ne saranno altre, sì. Siamo, come numero di tracce ascoltate, abbiamo superato la metà della live. Io, nel frattempo, colgo l'occasione per non solo ringraziare quelli che sono ancora qui ad ascoltarmi, ma per... pubblicizzare il gruppo Streamers Assemble, che Evendurias magari ha un linkino da spammare così a caso. È una community di cui faccio parte, di piccoli streamerini carini che si sono trovati tra l'altro sabato scorso al Games Week, di cui fa parte anche Evendurias, Warbumper, Zuki, vediamo se chi altri c'è qui stasera. No, credo nessun altro, il custode, ma siamo molto carini, molto simpatici, molto gentili. Se vi piace il modo di portare live come simile a quelle che al modus operandi che trovate su questo canale, troverete la stessa cordialità. Ecco, una cosa che mi stupisce sempre tantissimo di questo gruppo è che siamo tutti molto carini e umani,
forse perché abbiamo numeri piccoli e quindi non ci montiamo, siamo ancora montati la testa. Con Streamers Assemble noi avremo tra l'altro l'onore dall'11 al 16 dicembre di fare una maratona su tutti i canali del network per Die Even. Carini come persona, va bene? Faremo una maratona in favore di AISM, quindi cose sempre solo belle, e ci alterneremo quasi tutti i giorni, tutto il giorno, ci saranno dei buchi, chiaramente, però ci sarà una schedule che condivideremo appena possibile. Nella fattispecie io sarò in live il 13, 14, martedì, mercoledì e giovedì, insomma. Martedì e giovedì con delle interviste a degli ospiti di tutto rispetto, mentre mercoledì sarò in live con un'altra, con il Khalid Gaming Radio numero 30, ancora da decidere il tema. Vediamo cosa mi ispirerà il cuore. Inoltre vi metto anche questo link, se avete voglia di dare un'occhiata a questo podcast su Spotify di Stay Nerd, che è un amico che saluto, spesso è passato qui da noi ad assistere durante le live. Ve lo spammo perché non solo perché merita, e per ora il quinto episodio ha avuto degli ospiti interessanti, è un format molto carino. L'ultima puntata pubblicata oggi aveva Savo, come Savo, se non lo conoscete ragazzi, Savo Head qui su Twitch, cercatelo. E settimana prossima, lunedì, ci sarà la puntata che abbiamo registrato l'altro giorno con me medesimo come ospite. È stata veramente una chiacchierata carina, logorroica, come di consueto, da Khalid Style, però ci siamo divertiti molto e ringrazio ancora. Welcome to the Cathedral of Shadows, where demons gather. I paddini che non c'erano sabato alla Games Week. Buonasera ragazzi, ciao, benvenuti a tutti. Alice, benvenuta, buonasera. Ci avete beccato a metà live con un po' di pubblici, un po' di reclam, quindi ciao Testament, benvenuto, buonasera. Stavamo facendo un po' di pubblicità al Streamers Assemble, alla maratona, alla quale parteciperanno anche loro, perché non sarà una maratona specifica, cioè è organizzata da Streamers Assemble, ma vedrà un po' di intrusioni graditissime, tipo quella dei paddini, quella di Veronica V, e quindi Cleon, welcome to the Cathedral of Shadows. Vabbè, ci devo lavorare l'altra. So cosa significa. I know what you mean. Allora, dicevamo, quindi, Streamers Assemble, gruppo fantastico, maratona in favore di AISM sotto dall'11 al 16 di dicembre, Spotify, Stay Nerd Podcast, per ascoltare cose molto carine, una ventina di minuti. Di solito la mia dura 40. Paddini, ciao. Ovviamente, per chi fosse arrivato con i paddini adesso, mi presento, sono Edoardo Khalid. È probabile che mi abbiate visto più volte in chat da loro a disturbare, o in qualcuna delle, in un paio di live almeno. Dei bubini bellissimi, brava Tsuki. Tranquilli, tranquilli, anzi grazie mille. E questa sera, se siete nuovi, siete arrivati con il raid e non mi conoscete, metto musica. È un format che piace abbastanza ai miei follower. Stiamo parlando di una serie che a me fa schifo, si chiama Shin Megami Tensei. Non ho mai portato, mai parlato di questa serie né qui né su YouTube, ma ve la beccate lo stesso. È schifo. È una delle mie serie preferite, è un JRPG difficilissimi, cattivissimi, ma per questo meravigliosi.
Ci stiamo inventando una storia, ascoltando musica tratta da diversi capitoli della serie, in diverse versioni. Il nostro eroe, fittizio di questa storia, è appena arrivato alla Mala Temple. Che gioco ripetitivo, e mi credi, like, che schifo 526, esatto. Il nostro eroe di questa storia è appena arrivato alla Mala Temple e prima di cercare di conquistare questa nuova location dovrà per forza di cose armarsi di altri demonietti. Dove potrò mai farlo se non nella Mansion of Heresy? Ci sentiamo infatti dalla colonna sonora di Shin Megami Tensei 3 Nocturne Remastered, quindi quello che abbiamo giocato in live, Mansion of Heresy 2, una variazione sul tema della Cathedral of Shadows. Johann Sebastian Bach, is that you? Sì, testamente anche Castlevania, nel senso, è Castlevania che ha preso anche influenze da Sebastian Bach e quindi sentire una roba del genere sembra proprio quella roba lì. Quindi tanta roba. Al limite del plagio?
No. Anche perché fa parte di una colonna sonora all'interno della quale c'è di tutto, quindi è un omaggio più che altro. E soprattutto, vabbè, se uno si immagina una musica da cattedrale, Johann la Toccata e Fuga di Sebastian Bach è una roba troppo iconica per ignorarla totalmente e non citarla. Nella nostra storia, quindi, il nostro protagonista adesso, che inizia prestissimo domani, quindi buon. Grazie mille Testament. Buonanotte, se vorrai questo podcast sarà ascoltabile sia qui su Twitch che su YouTube, quando vuoi. E ci leggiamo alla prossima. Dicevamo, uscito dalla Cattedra of Shadows con nuovi demoni al suo fianco, il nostro personaggio può tornare a fare il mazzo all'antagonista, al summoner che l'aveva indebolito e quasi ucciso poco fa. E ora, ragazzi, io vi faccio sentire una cosa meravigliosa. Torniamo a quel disco che è Chaotic Labyrinth che abbiamo ascoltato prima, tra i primi brani della live. Questo è un medley, dichiaratamente, con cose incredibili. Provate ad ascoltare la quarta sinfonia di Brahms, ad esempio. Creed, grandissimo, grazie mille del suggerimento perché io conosco pochissimo la musica classica. Ho un po' di feticci, tipo Mozart, la sua messa da Requiem, Vivaldi, ma tutte cose più o meno facili e famose, tipo le quattro stagioni di Vivaldi. Però sì, grazie mille. La prima mano è stata abbastanza influenzata anche da Brahms e da alcuni autori russi di Prokofiev. Bello, bellissimo hint. Recupero. Brahms assolutamente, Prokofiev. Non vorrei dire una cazzata. No, 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 niente. Mi taccio che è meglio, per evitare di far figuracce. Giammi, Brahms e Prokofiev da recuperare. Ci sta. Grande, grande, grazie mille. Dicevamo, ora si combatte. Si combatte per circa 6 minuti e 20. Si combatte passando da alcuni. Il concerto 626. Fico. Non lo conosco, recupererò. Il prossimo medley parte dalle origini della serie e arriva a Devil Summoner, Soul Hackers. C'è Megami Tensei 1, Megami Tensei 2, Shin Megami Tensei 1, Shin Megami Tensei 2 e Devil Summoner e Soul Hackers in versione remixata e riarrangiata, risuonata. Ah, il 626 è quello di. Io i codici, ragazzi, non li conosco. Non li conosco. Non sapevo fosse il 626. Infatti, i primi due Megami Tensei delle musiche assurde. Sentite che roba, ragazzi. Sentite che figata.
me lo segno questo album. E Venduria, sì. Era cominciata bene, poi è diventata una powerazza. Sì, Chaos. In realtà è un medley di temi di combattimento, quindi ci sta che sia così cavalcata, così power, così potente, giustamente. Conoscendoti so che certe powerate non ti fanno impazzire e capisco cosa intendi, ma sono giapponesi, nel senso che in realtà i temi dei JRPG di combattimento di solito sono così, cioè anche in Final Fantasy sono lanciati in questo modo, spesso e volentieri. Ti farei sentire, non in questa sede, ma sto preparando una puntata su Final Fantasy che però temo tantissimo di che mi bannino il canale, perché sono alcuni dischi. Ci proverò, ragazzi, sapete, ci provo. Però i Black Mages che citavamo all'inizio è tutta roba così, e quanto sono più belle quelle versioni rispetto alle versioni anche che erano già assolutamente piacevoli anche nella versione in chiptune piuttosto che su CD che c'erano in Final Fantasy 7, 8, 6, 5, una colonna sonora Final Fantasy 5 incredibile, rivisitata in chiave power prog, è uno spettacolo. E Shin Megami Tensei chiaramente non può essere da meno, anche perché nei Final Fantasy, in teoria, essendo un mondo fantasy, dovrebbero anche astrarsi, andrebbe bene anche una colonna sonora più orchestrale, come fa ad esempio l'unico mio capoccia che non compone i Battle Team Power Metal. In che senso? Ah, ho capito, stavo per dire lui, esatto. Hitoshi Sakimoto in Final Fantasy XII Tactics e così non ci mette nulla di prog, perché l'ambientazione di quello della Ivalis di Final Fantasy è più fantasy vero, quindi è tutto orchestrale. Ma Uematsu. Invece, da fan del prog metal, sì, l'ho detto, mi sa. E quindi, allora, dopo aver combattuto di nuovo, il nostro main si trova a girovagare di nuovo per un mondo che gli è ostile. Noi, per ascoltarcelo, riprendiamo la versione live del 2021 della mappa principale del mondo tratta da Shin Megami Tensei 4F, quindi for Final sarebbe, perché in Giappone era SMT4 Final, che poi è diventato Apocalypse in Europa. E Torino alle 2 di notte, non lo so perché, no, sì, ci sono stato a Torino alle 2 di notte in effetti, e non mi ricordo, avevo bevuto, no, era stato un concerto di Carpenter, regista e compositore delle sue colonne sonore, alcuni pezzi registrati veramente, cioè alcuni pezzi suonati dal vivo, tipo il tema di Fuga da Los Angeles, pazzeschi, bellissimi. Quindi sì, assolutamente ero stato lì apposta con Mario Morandi, che non c'è stasera qui, ma so che di solito ascolta in differita queste live e che è stato in parte co-ispiratore di questo format, perché lo dico sempre, io non ho inventato nulla, lo faceva lui prima di tutti, un formato radiofonico così, poi l'hanno fatto per qualche anno Kenobit e Bisboch, quindi Fabio Bortolotti e Andrea Babic, su Outcast Sound Shower, poi hanno smesso. E a me piaceva un sacco, quindi ho deciso, ragazzi, io lo faccio. Finalmente ci bazzicavo per il Subsonic Linea 77, Linea 77 che ho conosciuto di persona qui a Milano, avevo 20 anni tipo, 22,
prima di una loro live, di un loro live al Foo Rolling Stone. Dicevamo, si torna a combattere, ma si torna anche a esplorare la Tokyo devastata di Shin Megami Tensei 4 Apocalypse, con il tema della mappa, la Large Map, in versione live. Sì, Tsuki, è molto diversa dalle altre, molto è più scialla, quasi sigla di un dorama. Che cazzo è un dorama? Cos'è un dorama? Non ho idea di cosa sia. Io l'ho ripetuto un sacco di volte in fiera l'altro giorno. Quando non comincio a non riconoscere i cosplay, vuol dire che mi sento un po' vecchio. Non ho idea di cosa sia un dorama. Quindi se vuoi esplicare, sono solo contento. Molto più tranquilla, sì, proprio perché in effetti Shin Megami Tensei 4 Apocalypse è molto più leggero come toni musicali, tranne quando si incazza, perché poi ci sono i punti in cui invece picchia giù durissimo. Ah, dorama! Certo, certo, hai ragione, hai ragione. Sarebbe, sì, infatti. Ma la struttura narrativa, il feeling di Apocalypse è proprio quello, purtroppo. È stata sviluppata molto di più la trama rispetto a quello che c'era in Shin Megami Tensei 4, ma un po' troppo, perché dopo un po' sembra quasi di star giocando una fanfiction ambientata nello stesso universo del 4. Protagonisti più giovani, ragazzini,
diventano potentissimi chiaramente perché lo scopo finale è comunque mettere in ginocchio sia Dio che il diavolo, che Lucifero. Ma i protagonisti, a parte alcuni sprazzi di maturità, sono proprio ragazzini. È chiaro che un gioco del genere è uscito dopo il 4, ma anche dopo Persona 5, dovesse riprendere un po' quel modus narrandi. A me non ha fatto impazzire da quel punto di vista, ma come gameplay, ragazzi, è forse per ora il mio Shin Megami Tensei preferito. È veramente immacolato come sistema di combattimento, sistema di gestione del party, così. Sto giocando al 5 adesso, vedremo. Ma dopo Apocalypse, su 3DS è uscito un altro giochino, e ne abbiamo già parlato. E quindi, siccome anche il CD che stiamo per ri-recuperare è uscito, era nella collector di questo gioco, io non potevo non mettere almeno un brano di Strange Journey Redux. Nella storia che mi sono inventato, girovagando per il mondo distrutto, il nostro main character fa un incontro chiaramente con le forze divine, che sanno essere assolutamente brutali, cattivissime, nonostante professino il bene. E quindi gli angeli non possono far altro che incutere un certo timore. Questa traccia, infatti, si chiama The Fear of God. Cambia totalmente stile rispetto a tutti gli altri Shin Megami Tensei, la colonna sonora di Strange Journey, e sentite perché.
Ok, ammetto che ero sicuro di aver scelto un altro brano da Strange Journey, un po' più cupo, perché sa essere veramente cattiva la colonna sonora del gioco, così come il gioco sa essere ostico per i neofiti della serie. Intanto è arrivato anche Servo, buonasera, benvenuto. Strange Journey è un gioco molto diverso, cioè. Che casino spiegare sta serie senza raccontare tutto da diciamo dall'inizio. Strange Journey è uno scimmio che mette in sé in prima persona, dungeon crawler a tutti gli effetti. Esattamente con il motore dietro in Odyssey, che è un'altra delle serie fatte da Atlus su DS e 3DS, che poi è lo stesso motore che useranno per fare Persona Q1 e 2. Che sì, a chi era abituato agli Shin Megami Tensei dal 3 in poi suonava strano, ma in realtà richiamava la formula originale di Shin Megami Tensei su console perché i primi erano dungeon crawler in prima persona a scatti, diciamo così. Quindi Strange Journey è una specie di nuovo omaggio alle origini della serie. Non è un gioco. Simone, benvenuto, buonasera. Non è un gioco della serie numerata, ma è uno spin-off, quasi quanto If, e quasi come Apocalypse. Ma lui perché non è ambientato a Tokyo? Doveva esserci Megami Tensei 4 all'inizio, ma siccome è ambientato in Antartide, hanno deciso di togliergli il numero e renderlo proprio uno spin-off. Spin-off che avrà poi, a livello di trama, in parte dei rimandi e dei richiami nel 4, che uscirà qualche anno dopo. Ma una volta affrontati gli angeli di Dio, ci troviamo di nuovo davanti a delle rovine. È una città. Non è però disabitata, bensì è chiusa in un lockdown, come ormai abbiamo imparato a fare, diciamo, sappiamo fin troppo bene anche noi nel mondo della no, nella vita vera che cos'è un lockdown. E molto spesso succede anche negli Shin Megami Tensei, succede nel primo, succede nel secondo, succede in Devil Survivor 2, e appunto, come dicevamo, succede in Megami Tensei 2. Facciamo piccola deviazione, questo non è Shin Megami Tensei, ma è Megami Tensei, il secondo capitolo per NES, sempre tratto dal disco Chaotic Labyrinth. Il brano si intitola Explorer Closed Off City. Bombissimo anche questo. Thank you.
E qui, che dire, signori, che dire. Questo era l'ultimo brano che sentiremo stasera dal disco Chaotic Labyrinth, di cui ho linkato qui un link a una pagina con un paio di descrizioni, e abbiamo recuperato un po' di nomi che si sono occupati di questi remix: Tsukasa Mazuko, Shoji Meguro, Yuzo Koshiro e Yoko Shimomura. Per non farci mancare nulla, no? Nomi così. Scusa, tu fai musica per caso? No, vabbè, viene lo stesso, va bene lo stesso. Insomma, disco grosso, molto bello. In realtà sono solo 11 tracce e non sono tutte dedicate a Shin Megami Tensei, perché ci sono anche delle tracce di Etrian Odyssey, di Persona 3 e una traccia di Radiant Historia. Mi scusi, lei strimbella? Esatto. Lei suona? È un disco molto figo del 2011, quindi 10 anni fa. Bello, bello, bello. Con questa traccia il nostro protagonista è arrivato in città. Ha trovato trova una città semidistrutta, ma sotto lockdown. E a me piace immaginarmi che ci incontri di nuovo il nemico che l'aveva sconfitto, l'aveva combattuto poco fa, ma si accorgano entrambi di una cosa. Sono amici, si conoscevano fin da quando andavano a scuola insieme e non si erano riconosciuti perché il mondo li aveva cambiati. Quindi cominciano a combattere insieme perché c'è qualcosa che non va. Forse insieme possono farcela meglio contro il diavolo, Dio, chi lo sa. Per rappresentare questo team up, voglio tornare sulla Total Jump, sta cosa, assolutamente sì. Solo che qui in Shin Megami Tensei di solito sai che sono i tuoi amici, ma purtroppo li devi ammazzare. Qui invece secondo me ci stava a fare una cosa che, sai, cazzo, ma tu sei il ragazzo che era a scuola con me. Per raccontare questa cosa voglio farvi ascoltare il battle theme di Shin Megami Tensei IF nella root di Akira. Per chi non lo sapesse, Akira, la root di Akira è una root alternativa alla strada al gioco principale, che ispirerà almeno tre cose. Shin Megami Tensei IF, come vi ho detto più volte, non giocateci, guardatevi la mia run, mi sono immolato io per voi. Nella run principale c'è il lockdown della scuola. Il problema è che li ammazzi perché non parla il protagonista. Sì, Lupin. Potrebbe dirgli cose. Ragazzi, no, ma uniamoci contro. Oppure, Isamu, che cazzo dici? Vabbè, per farla breve, Akira è un teppista nella scuola di Shin Megami Tensei. È un bulletto. Il protagonista può evitare di far comunella con tre personaggi e cercare di scappare dalla scuola con Akira. Purtroppo questa sua pusillanimità lo vedrà relegato in una torre da scalare per combattere il demone, il signore dei demoni, in un gioco che non c'entra niente, cioè la struttura del gioco base salta completamente, invece di esserci i domini legati ai peccati capitali c'è questa torre da scalare, insieme ad Akira, che si fonderà al demone Amon e diventerà un mezzo diavolo. Capite questa risonanza nella mitologia di Shin Megami Tensei? Da dove arriva Devilman? E cosa ha portato? Ambientazione scolastica? Persona? Route alternativa? Come in Persona 1. La Ice Queen Route è una route alternativa di tutto il gioco. Mezzo diavolo? È il demifiend di Shin Megami Tensei 3. IF è stato un gioco fondamentale come passaggio, ma con delle belle idee, ma non bellissimo. E questo è, nella versione del 25esimo anniversario, 25th anniversary soundtrack, il battle theme della root di Akira. Molto molto figo.
È una roba, eh? È una roba. Che spettacolo anche questo. Venduras. È un CD molto figo. È molto figo. E anche se questo, chiaramente, è roba dance, po' techno, potrebbe non piacere a tutti quanti. Però mi piace immaginarmi la scena molto anime style. Loro due che combattono contro demoni in maniera molto dinamica, con la città devastata sullo sfondo, il mondo devastato, deserto. Intanto in chat si parlava di Devilman, ragazzi, per chi stesse solo ascoltando questa live. Devilman, e il peggiore ci parlava del fatto che ha acquistato la versione omnibus di Devilman, gigantesca, che contiene la storia, chiamiamola così, Time Travelers, che io ritengo una cosa che non c'entra nulla con Devilman, perché comunque è stata scritta dopo e non si incastra bene col resto della storia. Io ce l'ho in un cofanetto con 5 volumetti, tipo a metà del quarto c'è sta cosa in cui Akira e, non mi ricordo mai il biondo come si chiama, viaggiano nel tempo, vedono cose storiche, cioè ci sono dei riferimenti storici. Secondo me proprio non c'entra nulla. Alla fine, paradossalmente, Time Travelers è stato il primo manga che ho comprato in fumetteria. Dopo averlo letto ci ho messo un annetto per comprare un altro. Ma dai, e lo vendeva in separato, quindi non lo sapevo assolutamente. Madonna, ragazzi, è tardissimo, siamo già a 2 ore 36 di là. Ok, siamo alle battute finali, ci mancano, ok, non tantissimo. Allora, sì, si è fatto un viaggetto in Europa e ha aggiunto un capitolo a metà, a caso. Ma se io vi dicessi che il tema che stiamo per ascoltare adesso è quello di uno di voi, così, sapete che abbiamo già parlato di paura di Dio, quindi della legalità. Il team è Venduras. No, non è Venduras. Bensì, cosa si oppone alla Low nelle storie di Shin Megami Tensei? Il Chaos. Quindi, i nostri protagonisti si stanno avvicinando alla sorgente del male. E noi non possiamo far altro che, per forza di cose, darci un po' di sentirci un po' annichiliti e minacciati dal Chaos Team, che ascoltiamo dalla colonna sonora semplice, liscia, diciamo così, di Shin Megami Tensei 4. Questo tema, non vi nascondo, ragazzi, che mi ha sempre inquietato tantissimo. Tocca le note giuste, ed è giusto così, ma mi ha sempre dato molto fastidio, però ci sta. Ora siamo i nostri protagonisti sono due, si danno man forte, ma sentite che paura.
Che angoscia, ragazzi. Strano episodio, forse una noce nuziale. È angosciante. In Shimogami Tensei 4 questo brano sotto in alcuni momenti veramente pesanti, anche splatter. Ci sono alcune storie di NPC che si incontrano in determinati punti del gioco molto pesanti. Molto pesanti, ma bellissime per questo. Come vedete, la copertina, c'è il main character in mezzo, Flynn, e di fianco ci sono da una parte Walter e dall'altra parte Jonathan quello con lo sfondo bianco e Walter è quello con lo sfondo grigio-nero. Per riecheggiare, diciamo, un po' quello che succede in Shin Megami Tensei 1, questi due durante il gioco, e non è uno spoiler perché, ragazzi, è proprio, succede così in tutti gli Shin Megami Tensei tranne che nel 3, c'è un low hero e un chaos hero. Walter, il chaos hero, si fonde con un demone che non vi dico chi è, e questa è tipo la sua marcia nuziale, in effetti, Saravol, tra le altre cose. Che angoscia. Ma è giusto così, perché questa è l'ultima del 4 che sentiremo stasera, no? Io mi immagino che il nostro hero, il nostro protagonista, sia con il suo compagno, incontrano però, diciamo che questa musica fa da preambolo all'incontro con qualcuno di molto pericoloso. Il diavolo in persona. Se fosse Giugio vedremmo... Esattamente. Esatto. Incontrano un diavolo vero e proprio. Quindi, di nuovo, e sarà per le prossime due tracce, ci sentiamo di nuovo, live del concerto, appunto, tenutosi nel 2021, il tema del Fiend da Shin Megami Tensei 3, ovviamente. Quindi adesso i nostri eroi stanno combattendo contro uno dei famosi diavoli o l'equivalente della nostra storia.
il nemico è quasi sconfitto, ma chiaramente siamo in un JRPG. Finisce punti ferita? Cosa fa? Mica muore. Si incazza, si trasforma e diventa più cattivo. Questa è Last Boss Post Transformation, sempre dalla colonna sonora di Nocturne. Un ultimo colpo, anche l'ultimo nemico della nostra storia viene abbattuto, così come abbiamo fatto in live non più di un mese fa su Nocturne. Lupo Artico, nel frattempo, benvenuto, buonasera, sei arrivato sul chiudere della serata, perché questa era la nostra final battle. Ora ci ascolteremo gli ultimi due brani. Com'è andata la Games Week? Siamo stati sabato, ne parlavamo prima, bella perché abbiamo conosciuto un sacco, ci siamo incontrati di persona con un sacco di gente, non ho visto nulla di particolare, non mi interessava neanche tantissimo fare code per vedere chissà quale, o provare chissà quale gioco. Dicevamo, i nostri due eroi sono arrivati alla fine, hanno sconfitto il cattivone anche nella sua forma finale e quindi si meritano il riposo del giusto, diciamo così. Quindi torniamo su questo meraviglioso album di remix con il tema finale del primo Shin Megami Tensei, che abbiamo visto tra l'altro finale da videogiochi so fa qualche settimana scorsa, sì, martedì scorso, esatto, una settimana fa. Quindi sono fresco di live anche di questa con Luca. Sentite però in questa versione quanto, chiaramente l'abbiamo imparato a conoscere questo disco questa sera, quanto è più bella questa versione così riarrangiata. State qui però perché non è l'ultima traccia della sera.
E per una volta, anche se di solito non è il mio finale preferito di uno Shin Megami Tensei, questo brano è proprio da gran finale, volemo sebbene, tutto bene quel che finisce bene, ha vinto la legalità, ha vinto, i demoni sono stati sconfitti, viva gli esseri umani. Nella mia mente la storia dei nostri amici è finita appunto con la sconfitta dei diavoli e del tutti usciti da scuola in gelateria, una roba del genere, sì, anche se la gelateria non esiste più, però sì, è proprio buona buona, sembra ha vinto la legalità, salvi, no, non quella legalità, caos, il lawful, diciamo il patto del messia, del, oddio sì, in effetti. Ah, suona malissimo, quindi i nostri amici sono salvati e anzi il finale che preferisco io è quello del scusi, lei evoca demoni? Ogni tanto sì, capita, e è il finale più bello. La gelateria non esiste più, è nel mondo distrutto Tsuki, quindi questa musica è una musica di speranza, forse si associa anche al finale del neutrale, quello degli umani che si riscattano nonostante, dopo essersi opposti sia alle schiere del paradiso che alle orde dell'inferno. Siamo tutti amici, ci vogliamo bene, sono i finali che preferisco, ho il cuore di un bimbo, cazzo volete. Oh. Però se fai il finale buono ti perdi delle cose negli Shin Megami Tensei di solito. True Demon Ending. Si va in pizzeria. Non è proprio così in Shin Megami Tensei. Comunque, ragazzi, la serata finisce qui. Ovviamente vi lascerò con un brano in chiusura, che sarà un altro staff roll, un altro credits, questa volta tratto da Shin Megami Tensei 4, che adoro. Tutti gli angeli e creature lawful light, davvero, Even? Altre sere non le ho, Tsuki, mi dispiace, poi domattina devo lavorare, purtroppo. Ma intanto ringrazio Ventus the Best per il follow, Asiel Drosting e Creed per l'abbonamento e un pad per due per il ride. Ringrazio tutti voi che siete stati qui, come Tsuki, Seravol, Lupo Artico, Vendurias, Chaos, vediamo chi c'è stato di altri, il peggiore. Risaliamo come facciamo con Yukari. Risaliamo. Lupin, ovviamente. I Paddini. Alice. Testament. E poi scusate se mi perdo qualcuno, ma non riesco a risalire più di così nella chat. Salente ancora più su, esatto. E basta lavorare che mania. Se mi mantieni a distanza, guarda, volentieri. Comunque ragazzi, siete stati fighissimi, siete in 14 ancora qui dopo 3 ore di live. Abbiamo sforato un po', non pensavo di metterci così tanto. Speravo che avere tante tracce, ma non dovervi raccontare ogni volta per filo e per segno quello che succede nei vari giochi, come faccio nelle altre serate, ci avrebbe permesso di andare un po' più spediti, e invece è l'una meno 10. Noi siamo arrivati alla fine di questa storia, di questo percorso, accompagnato dalle musiche di Shin Megami Tensei in versioni riarrangiate spesso, remixate o risuonate. Se la cosa vi è piaciuta, io ho tanti brani della colonna sonora di altri Shin Megami Tensei, magari non numerati, che potremo ascoltare. Vi do appuntamento. Questa settimana basta, nel senso che venerdì sarò dal nostro amico. Mo con quante underscore? Come si scrive in Narpo Yuri? Narpo Yuro. Vediamo se lo trovo. No,
sono un underscore in mezzo. Ragazzi, se non conoscete il canale di Narpo Yuri, lasciategli un followino, perché venerdì sera, dalle 9:30 in poi, sarò da lui a parlare di che serie, secondo voi? COD? Mass Effect? Non proprio. Poi, settimana prossima potrebbe essere il giorno, la settimana in cui potremmo iniziare la nuova serie qui sul canale. FIFA 22, brava Tsuki, ci hai azzeccato. No, no, Mass Effect non era dispregiativo, Even. Ho adorato la trilogia di Mass Effect, è bellissima. Ma non è proprio una cosa che trattiamo sul canale. Così. Quindi, ragazzi, io vi do appuntamento appunto a venerdì da Narpo. Se volete, lunedì, sul podcast di Stay Nerd, su Spotify, che vi ho linkato prima. Altrimenti ci becchiamo sul mio Instagram, su Facebook, sul Telegram di Streamers Assemble. E Chaos Andromeda non l'ho ancora giocato, purtroppo. Ce l'ho installato, ma l'ho installato, è su Origin, ma non l'ho ancora giocato. E detto ciò, vi auguro la buonanotte sulle note del ending theme di Final Fantasy di SMT4, che è una specie di medley che riprende la sigla il tema principale che abbiamo sentito all'inizio e un po' di cose. Sentite che figata. Dura 4 minuti, se volete resistere qui in mia compagnia, ci scriviamo. E vi do la buonanotte e a venerdì da Narpo. Ciao!